Allora, ciao da Coach Sebastiano. In questo breve video andremo a vedere qualcosa che è un po' la mia passione, la mia competenza da tanti anni, cioè il marketing e la psicologia del lavoro. Io sono un dottore in psicologia del lavoro, ho anche la fortuna di aver vinto un concorso e insegnare marketing proprio all'università, oltre che soprattutto averlo utilizzato sul campo in diversi contesti, in diversi settori professionali. Quindi sono una persona che mi si è sempre occupata di marketing, di vendita e di psicologia applicata. Però andiamo a vedere davvero una frase molto semplice che riguarda tutti noi, cioè, quindi non è una cosa che riguarda gli studi o casi estremi, ma i lavoratori, no? Cioè, quindi cosa vediamo? E tutti i lavoratori vendono qualcosa, quindi forse la prima parola un po' particolare che non ti aspettavi è proprio la parola vendono qualcosa, adesso vediamo un attimo, vediamo cosa, in cambio di soldi. Quindi che tutte le persone lavorino per guadagnare dei soldi, questo è normale, ma il fatto che il guadagno derivi dal vendere qualcosa, forse questo è già qualcosa che non tutti concepiscono in genere così, no? Quindi cos'è che vendiamo? Perché tutti i lavoratori vendono qualcosa? Questo qualcosa è semplicemente perché o vendiamo tempo e competenze, la maggior parte delle persone ha un lavoro a stipendio fisso, per cui vende il proprio tempo, no? Cioè, e tutti vendiamo circa, cioè i dipendenti lavorano circa 8 ore al giorno, 5-6 giorni a settimana, proprio un totale di circa 160 ore al mese, per cui dire che un lavoratore dipendente vende qualcosa, cioè vende il proprio tempo barra competenze in cambio di soldi, è corretto, nel senso che un lavoratore che ha poche competenze, che non è molto capace, o comunque lavora in un contesto in cui si paga poco, allora chiaramente guadagnerà poco, perché se ogni ora viene pagata 5 euro, facile capire che 160 euro al mese lo stipendio è di 800 euro. Se ogni ora viene pagata 10 euro, lo stipendio sarà di circa 1600 euro al mese, no? Per cui il lavoratore dipendente guadagna soldi vendendo il proprio tempo e in base alla competenza che ha, in base al lavoro che sceglie, guadagna quel fisso, quella cifra fissa. In alternativa, qualcosa potrebbe essere prodotti o servizi, o l'artigiano che vende prodotti fatti da sé, o il commerciante che acquista prodotti e poi li rivende, o quello che eroga servizi, che sia il barbiere, che sia il commercialista, che sia persino l'allenatore di calcio o comunque un libero professionista, vende dei servizi, fa qualcosa per qualcun altro in cambio di soldi, no? Quindi vende qualcosa, prodotti o servizi. Allora, questo concetto ci porta a una prima conclusione di questo primo video, no? Cioè, attualmente cosa stai vendendo per guadagnare i soldi che ti servono a vivere? Cioè, come stai costruendo il tuo guadagno, no? Qui vedi tre pilastri, la G sta per guadagno, la R sta per risparmio e la I sta per investimenti, no? Cioè, quindi la domanda è come stai guadagnando attualmente i soldi che ti servono per costruire il primo pilastro, no? Quindi guadagni abbastanza per poter risparmiare, cioè ogni mese la cifra che guadagni è superiore alla cifra che spendi, quindi può generare un risparmio. Se cioè stai costruendo il secondo pilastro, che alla lunga, quando sarà grande questo pilastro, quando avrai tanti risparmi, potrai addirittura fare degli investimenti. Perché se non si riesce a guadagnare sistematicamente più di quello che si spende, e quindi risparmiare, quindi un po' alla volta poter anche investire, tecnicamente non si potrà mai diventare più ricchi, anzi, no? Cioè, quindi se ogni mese non guadagniamo almeno un po' di più di quello che spendiamo, ci stiamo allontanando dalla ricchezza e ci stiamo avvicinando alla povertà, perché purtroppo, per essere un po' molto crudi ma anche onesti, per colpa dell'inflazione del caro vita, se non si migliora, da questo punto di vista si peggiora. Cioè, se io continuo tutta la vita a guadagnare 1500 o 2000 euro al mese, che siano, fra 3 anni, 4 anni, quei 2000 euro al mese non valgono lo stesso, cioè quindi ci compro meno cose, quindi potrò risparmiare sempre meno, quindi se non guadagno di più ogni mese, ogni anno, semplicemente sto guadagnando di meno, non è che sto guadagnando uguale, no? Quindi uguale non esiste, quindi se non migliori, peggiori. Quindi questo è un po' triste, è un po' crudo, ma è anche molto la verità di molte persone. Se pensi a tante persone, se il loro stipendio non aumenta o se non riescono a vendere di più, comunque anno dopo anno la loro situazione peggiora. Quindi andiamo un po' a vedere quali potrebbero essere le soluzioni, no? Perché le soluzioni non sono tantissime, ma sono anche codificate. Cioè, il problema di molte persone che hanno un lavoro come dipendente è che il loro stipendio è fisso e quindi loro guadagnano in base alle competenze, abbiamo visto, in base al tempo. Siccome il tempo non si può aumentare, tipicamente non si può aumentare neanche il guadagno, no? Non si può lavorare più di 8-10 euro al giorno, insomma, magari non è a fare quell'ora di straordinario in più che fa la differenza. Il libero professionista è un po' meglio, nel senso che alle volte riesce a aumentare le proprie tariffe, trovarsi tanti clienti, quindi un libero professionista può lavorare di più. E soprattutto può guadagnare un po' di più, no? Quindi il professionista diciamo, va un po' meglio, ma anche lui comunque è fortemente limitato dal fattore del tempo, no? Perché non può comunque
professionista e non puoi neanche chiedere 300 euro l'ora, vuoi lavorare 8 ore al giorno a 300 euro l'ora. Quindi la situazione del quadrante numero 1, quadrante numero 2 è comunque fortemente condizionata dal fattore tempo. E il quadrante numero 3 è quello del titolare d'impresa, che chiaramente va meglio perché non ha solo il suo tempo, cioè il titolare dell'impresa tipicamente assume dei collaboratori, paga degli stipendi o comunque ha dei venditori, ha dei collaboratori, cioè non lavora da solo fondamentalmente, per cui può trovarsi più clienti e più clienti trova, più persone può diciamo, mettere nella sua impresa, però chiaramente ci sono anche dei problemi perché appunto vedremo un attimo, ci sono dei costi, dei rischi, il famoso rischio di impresa, no? Velocemente parliamo anche del quadrante numero 4, ma al volo, perché non, tipicamente non è una situazione iniziale. Quindi l'investitore è una persona che magari per tanti anni è stato titolare di impresa, ha messo da parte così tanti risparmi, diciamo prima, che questi risparmi li può mettere a lavorare, cioè li può mettere a rendita e quindi ha dei profitti dal suo capitale. Cioè, quindi sono i suoi soldi che lavorano per lui e gli generano altri soldi, quindi continua a guadagnare sempre di più perché ha tanti soldi, no? Ma parliamo di tanti soldi, parliamo di centinaia di migliaia di euro, cioè anche soltanto per fare un investimento immobiliare uno deve avere 100-200 mila euro per comprare un appartamento, sistemarlo, metterlo in affitto, non avere una rendita, no? Quindi, o altri tipi di investimento. Quindi questo sì, potrebbe essere una soluzione, ma sicuramente non è la soluzione di partenza. Quindi concentriamoci un attimo su questo, perché comunque fondamentalmente la ricchezza si trova nei quadranti di destra, non c'è il terzo e il quarto. Però quali sono i problemi? Perché non tutti avviano un'impresa e perché tutti invece dovremmo avviare un'impresa, e fra un attimo vedremo come. Perché fondamentalmente se andiamo a fare una domanda, cioè nella situazione attuale hai abbastanza tempo, cioè una persona che fa il dipendente fondamentalmente non ha tempo libero, cioè perché tutti i giorni deve andare a lavorare, per cui non ha tempo, non è che non ha tempo libero, cioè non può gestire il suo tempo, quindi a livello di tempo no. Una persona che fa un lavoro dipendente guadagna tanto, guadagna così tanto da risparmiare tantissimo, tipicamente no, cioè la classica persona che lavora tanto ma non guadagna abbastanza, per cui non ha tanto tempo libero e non ha tanti soldi in eccedenza, diciamo, rispetto al necessario. Riesce a risparmiare. Il libero professionista potrebbe essere che guadagna un po' di più, però sicuramente non ha tempo libero neanche lui, perché anzi il libero professionista guadagna anche, cioè lavora anche di più in termini di tempo di un dipendente, e potrebbe essere che se va tutto bene, magari comincia ad avere anche un po' di soldi in eccedenza e risparmiare, anche se in Italia poi questo è anche difficile, perché il lavoratore autonomo è tassato in maniera veramente ingiusta, a volte più dipendente, per cui rischia di lavorare di più e non avere neanche poi tanti soldi. E invece l'unico che potrebbe avere a un certo punto una situazione in cui ha anche del tempo libero, cioè comunque può gestirsi il suo tempo, cioè è libero e padrone del suo tempo e ha anche tanti soldi, e chiaramente è il titolare dell'impresa. Quindi tutti vorremmo essere in questa posizione di avere più tempo e più soldi e avere un'impresa, ma ci sono chiaramente delle criticità, altrimenti tutti ci avremo la nostra impresa. Quali sono le criticità? Andiamo verso la conclusione che avviare e diventare titolare di un'impresa richiede delle competenze di settore, cioè non possiamo avviare un ristorante, avviare un'officina meccanica, ma un parrucchiere, qualsiasi attività imprenditoriale richiede tante competenze, tanta professionalità che si sviluppa negli anni, cioè non è una soluzione che da domani mi apro una mia impresa in un settore qualsiasi senza avere esperienza in quel settore. Richiede grandi capitali, anche questa è una criticità, perché se non ho per anni messo da parte soldi non posso. Parliamo di 30, 40, 50, 100 mila euro per avviare una qualsiasi attività, anche piccolina, e sperare di poterla far crescere, per cui il capitale iniziale è un ostacolo. Ci sono costi fissi mensili fra stipendi, appunto, perché il segreto di un'impresa è non lavorare da soli, cioè avere dei dipendenti, dei collaboratori, per cui stipendi, affitti, materie prime da comprare, da rivendere, per cui anche questo è, insomma, un ostacolo non da poco, perché alle volte se non c'è cassa abbastanza, se non si riesce a fare un buon marketing, la cassa iniziale non riesce a coprire le spese e dopo un po' si rischia anche di chiudere, e infatti il rischio di fallimento è l'altro spettro gigante che affligge questa soluzione del titolare d'impresa, cioè l'80% chiude entro un anno proprio perché magari comincia con un capitale troppo piccolo, non riesce a far avviare subito l'attività e quindi si chiude, cioè tantissime aziende purtroppo chiudono. Allora, qual è la soluzione verso davvero il finale di questo video? Cioè quella di avere un'impresa ma non classica, cioè un'impresa in network, cioè essere non da soli, non lavorare da soli come libero professionista, come dipendente, ma lavorare per conto di un'impresa che usa il modello del network, no? Quindi il modello del network ti permette di partire senza esperienza perché puoi appoggiarti all'esperienza di chi è già partito, no? Quindi tipicamente queste aziende mettono a disposizione anche un sacco di corsi di formazione perché hanno tutto l'interesse, diciamo, proprio commerciale di
di aiutare le persone che cominciano, no? Il codice di attività, quindi l'apertura dell'attività, per legge è un costo molto basso, parliamo di 50-100 euro, dipende un pochettino, ma insomma, in genere sono cifre molto molto abbordabili, certo non 30-30 mila euro, per cui questa è una cosa fattibilissima. Lo cosiddetto starter kit non è un vero e proprio costo, o del materiale o comunque qualcosa che l'azienda che propone questa modalità di lavoro chiede a ogni collaboratore di avere proprio per magari conoscere, per usare il prodotto, per essere appunto magari un cliente soddisfatto, poter lavorare in network in quel senso lì. Quindi non è un vero costo perché spesso o fa guadagnare o comunque qualcosa di valore che non è una spesa, diciamo, come altri tipi di spese iniziali. Non ci sono costi mensili fissi, perché magari basta, spesso oggi come oggi, basta un telefono, internet, insomma, un computer che magari uno ha già, insomma, non è che deve avere attrezzature particolari, e soprattutto non si può fallire a meno che non si smetta, e non si smette tipicamente perché si è aiutati, si è in un gruppo, non si è da soli, c'è anche un discorso di motivazione, di costanza, insomma, di aiutarci a non continuare, cioè a non smettere, no? Quindi, nel network tipicamente fallisce chi rinuncia, chi magari si era dato delle false aspettative di diventare miliardario in 2 mesi, per cui se dopo 2 mesi non ha stravolto la sua vita, magari smette, ma insomma quello è più un errore di partenza che non un errore di continuità. Quindi, andando veramente alla conclusione, se attualmente alla fine di questo video pensi di non avere mai abbastanza soldi, sei accorto che sei o un dipendente o un libero professionista, quindi non hai mai abbastanza soldi da parte per poter fare delle spese straordinarie, che sia la macchina che si rompe o la lavatrice che è da cambiare o una vacanza desiderata, ma comunque non hai mai un cuscinetto di risparmio così grosso da poter dire: beh, se c'è qualcosa da fare lo faccio, se c'è un'occasione da prendere anche la prendo. Non hai mai abbastanza tempo per intraprendere un'attività o anche per studiare, perché va bene non improvvisarsi, però bisogna avere anche il tempo di studiare. Quindi, se uno lavora tutto il giorno, spesso non ha il tempo, no? Quindi è limitato dal tempo. E non hai le competenze o non hai le relazioni adatte anche a sfruttare, diciamo, delle occasioni, quindi persone che ti presentano delle occasioni, cioè quindi non sei inserito in un network appunto di persone anche intraprendenti che hanno, diciamo, hanno un po' rotto il confine del lavoro dipendente. Ecco, quindi questi sono tutti i motivi che spesso bloccano le persone, cioè non avere tempo, non avere soldi, non avere capacità, sono esattamente gli stessi 3 motivi per cui uno potrebbe o dovrebbe addirittura valutare proprio un lavoro di network, perché va proprio a darti questo, va a darti più soldi, va a darti più tempo perché usi il tempo anche di altre persone, e va a darti tante competenze perché nei percorsi di lavoro in network è sempre previsto, diciamo, un'attività di formazione. Con questo concludiamo. Ripeto, come esperto di marketing, esperto di psicologia del lavoro, ti consiglio veramente, se pensi di avere uno di questi 3 problemi, di valutare non tanto un'impresa che può essere anche troppo rischiosa, ma un'impresa in network, cioè quindi comunque non lavorare da solo, non diventare autonomo, non rimanere dipendente. L'investitore, abbiamo detto che bisogna avere tanti soldi da parte, ma di valutare seriamente un lavoro in network. Con questo è tutto, ti saluto dal Todero, Sebastiano, conosciuto come il coach, e se avremo modo di collaborare insieme, potrai chiedermi tante cose su questo tipo di attività e ti potrò aiutare a svilupparla.